ci troviamo ancora qui sul luogo dove è caduto il muro di cinta lunedì alle ore 6:15. Come potete notare, ormai i lavori di consolidamento sono in fase avanzata, però ci sono molti dei residenti e molti dei proprietari delle palazzine che hanno bisogno di dire qualcosa. Niente, principalmente vorremmo rientrare nelle nostre case perché siamo accampati, tutte le famiglie che risiedono qui sono accampate, per cui chiediamo il ripristino della palazzina che è in fase decadente, insomma. E per cui niente, sollecitiamo l'amministrazione affinché ci supporti anche moralmente a rientrare. Ma perché non vi è stata vicino l'amministrazione, visto che lei dice che ha bisogno di un supporto oltre che, come dire, morale, anche materiale? Ma sinceramente ho saputo, abbiamo visto che si sono affacciati ai residenti della palazzina degli ACP, ma da noi nessuno è venuto a chiederci se avete bisogno di un posto letto, di un pasto. Non abbiamo visto nessuno presente qui, insomma, a parte le figure dirigenziali del comune, ecco, ma solo per quanto riguarda i lavori. Ecco. Bruttissimo, perché ti senti una profuga. Perché la roba io ce l'ho un po' a casa di mia madre, un po' a casa di mia suocera, io non so neanche dove lavarmi, dove prendermi la roba, devo sempre chiedere a un vigile se posso salire a casa, perché molto spesso mi dimentico una cosa, perché comunque non ho più quella tranquillità che avevo prima dentro casa mia, quindi ogni tanto c'è un momento di sconforto, ce li ho e ce li ho anche tanti, perché comunque se dopo un anno e mezzo trovarsi senza casa, dopo dei sacrifici, tu ti ritrovi senza niente, l'amministrazione comunque ti abbandona, perché al mondo d'oggi solo chi non ha niente ha dei vantaggi, ma quelli che sono comunque proprietari, ma proprietari di cose che comunque hanno un frutto, perché sono sacrifici di tutta una vita, non hanno più niente e continuano a non avere più. Quindi anche nel suo caso l'amministrazione comunale l'ha abbandonata, tra virgolette? Sì, tra virgolette sì. Che cosa avrebbe voluto che l'amministrazione comunale facesse per esservi vicino, sia moralmente che materialmente? Innanzitutto anche un conforto, anche psicologico. Io, la verità, quando è successo il fatto, io stavo da sola. Cioè io pensavo che fosse un terremoto quello che ho sentito sotto i miei piedi, perché il mio pavimento di casa mia ha tremato, è iniziato a tremare e dopo un po' sono iniziate delle grida. Io da lì io non ho capito più niente, sono scesa in pigiama e basta. Giusto il tempo di prendere i documenti di riconoscimento, perché in quei momenti tu non sai che cosa ti può succedere. Quindi anche per chiedere, avete un posto dove andare a dormire? Cioè avete un punto di riferimento? Almeno queste domande le potevano benissimo fare a noi, solo quello. L'unico conforto secondo me che poteva darci era comunque una sicurezza sulle nostre palazzine. Perché non c'è stata questa sicurezza, non c'è? Assolutamente no. Io ne ho parlato fino a ieri con l'assessore Caterina Montaruli, al quale mi aveva promesso un posto fisso di sicurezza anche notturno. Io non l'ho visto, ci hanno detto che veniva comunque alla metronotte per darci un supporto. Io sono stato qui tutta stanotte, io li ho visti soltanto due volte. Sì, ti voglio fermare un attimo perché appunto ci raccontavi fuori dai microfoni che praticamente voi fate le ronde la notte, cioè rimanete qui a tutelare i vostri interessi. Assolutamente sì, ogni due ore ci diamo del cambio con degli altri inquilini proprio per far sì che nessuno si intrufla nelle nostre abitazioni. Abbiamo fatto questo, l'abbiamo dovuto fare noi, visto che comunque l'amministrazione ci ha abbandonato in questo senso, è il caso, voglio dire, che qualcuno lo faccia, e lo facciamo noi. Appunto, voi vedo che siete in parecchi anche stamattina, quindi voi siete la ronda mattutina. Noi dovremmo chiedere al sindaco qualcosa, però a questo punto voglio che lo facessi tu, che sei un po', tra virgolette, rappresentante degli altri. Che cosa chiedi al sindaco e all'amministrazione comunale? Io quello che le chiedo, signor sindaco, veramente una sicurezza notturna, questa le chiedo, una sicurezza notturna. Abbiamo lasciato tanti beni all'interno delle nostre palazzine, tante cose, voglio dire, abbiamo lasciato. È questo soltanto che le chiedo, un posto fisso di sicurezza. Solo questo le sto chiedendo, non lo sto chiedendo un pasto quale lei ha dato alle ACP e non a noi, voglio dire. Probabilmente c'è qualcuno che ci sostiene. Soltanto questo le chiedo, una sicurezza notturna, solo questo. Io con le bambine, praticamente mia moglie, siamo stati alloggiati un po' da mio padre, un po' da mia suocera. La notte siamo da mia suocera, il giorno andiamo da mio padre a pranzare o a cena. E facciamo questo, che cosa dobbiamo fare, poverini?
veramente con delle grosse pecche per le nostre figlie, voglio dire, che vogliono rientrare in queste palazzine. Mentre il signore dove alloggia o dove si è rifugiato? Dai suoceri. Il signore invece? Stiamo tutti nella stessa situazione, ognuno dove meglio si può sistemare. Da mia madre, da mia suocera. I genitori, per fortuna ci sono ancora i genitori, i suoceri. E se non avevamo nessuno, dove dobbiamo andare? Noi comunque... La domanda che non ci hanno proprio chiesto. Ci avete dove alloggiare? Ci avete parenti? Niente. Cioè, non lo so, dobbiamo mettere un camper sulla strada. Siamo con il sindaco Vito Nicola Tombrini per rivolgerle alcune domande che i cittadini, abitanti delle tre palazzine, ci hanno fatto. Abbiamo già la registrazione e le rivolgiamo a lei. Sono un po' amareggiati per il fatto che sono stati un po' abbandonati dall'amministrazione, abbandonati non nel senso pratico, oltre che pratico anche morale. Avrebbero voluto un supporto psicologico, avrebbero voluto anche che qualcuno gli chiedesse se avete da dormire, se avete da mangiare. Questo a quanto pare l'amministrazione non ha fatto. Per quanto riguarda questa accusa, io la rigetto a chi l'ha fatta, in quanto noi dal primo momento del problema siamo già intervenuti e continuiamo ad essere presenti momento per momento per risolvere il problema non facile della messa in sicurezza dello spazio dove vi accettiamo. Chiunque ha necessità, e questo è stato detto a gran voce, può rivolgersi dagli uffici sociali, dei servizi sociali, che sono a disposizione per tutto quello che c'è necessità. E non si può accusare un'amministrazione quando queste cose sono state dette con molta sincerità, con molta linearità e con molta puntualità dal primo giorno dell'incontro. Un attimo, allora vogliamo dire ai cittadini? L'amministrazione è sempre al lavoro e ognuno che ha dei problemi li può sempre porre a chi di competenza. Un attimo. Allora, vogliamo essere chiari con i cittadini e soprattutto con i residenti di quelle palazzine. Che cosa è stato fatto e che cosa si farà per quanto riguarda la messa in sicurezza di questo abitato? Ora, i tecnici fino a ieri hanno redatto un verbale di tutto quello che è stato fatto finora e di quello che si farà per mettere in sicurezza. E come voi sapete, qui sono presenti sia i tecnici dell'UACP, sia i tecnici del comune, sia i tecnici di parte praticamente. I tecnici, l'ingegnere di parte, l'avvocato di parte, c'è anche il responsabile dei vigili del fuoco che stanno seguendo i lavori per evitare di creare altri problemi oltre quello che è avvenuto e di nel più breve tempo possibile mettere in sicurezza lo stabile e far rientrare le famiglie evacuate nel più breve tempo possibile. I tempi, la gente vuole sapere i tempi, perché effettivamente noi abbiamo chiesto, e sentire una signora che è sposata da un anno, dice io mi sento sfrattata, non so più che fare, mi sento moralmente depressa, insomma, è veramente qualcosa di molto forte. Allora le chiedo, parliamo di tempi, che forse sarebbe la soluzione ideale. Allora, io comprendo quando avvengono di questi problemi, io capisco che ognuno si sente veramente in momenti difficili e vorrebbe immediatamente risolvere i propri problemi. È automatico il discorso e lo comprendiamo. Però io dico che qualche giorno di pazienza serve per mettere in sicurezza, ma per evitare ulteriori problemi successivi. Sappiamo benissimo che ci auguriamo che non avvenga questo, domani dovrebbe nuovamente piovere e quindi anche probabilmente, perché io mi sono sentito con i tecnici, anche a lavorare probabilmente anche di notte, cercheranno entro stasera, domani, continuando il lavoro, massimo un giorno o due giorni, di eliminare il contenuto di città e quindi dopo potranno dare il consenso a rientrare nelle proprie abitazioni. Vorrei veramente rivolgere a questi miei... Rivolgiamo. Veramente un momento di comprensione nei loro confronti, ma ecco, queste cose nessuno si augura che avvengano mai,
però nel momento in cui ci sono dobbiamo essere cauti a trovare tutti quanti un po' di pazienza e comprensione per risolverlo nel modo possibile.